sono osservati in questi giorni alcuni cumuli di immondizia per strada. Si è detto da più parti che, diciamo, la responsabilità non va ricercata solo nell'azienda di raccolta. Ecco, ci può chiarire un attimo i termini della questione? Ma non c'è nessuna emergenza in città. In città, nell'area metropolitana, in regione, accade che quando gli impianti vanno o in manutenzione e insieme alla manutenzione ci sono anche dei guasti, si va in una momentanea sofferenza che sta rientrando, è il tema che sappiamo essere questo. A questo si aggiunge che c'è bisogno di una responsabilizzazione da parte di tutti, soprattutto nei prossimi giorni, dove si triplicheranno le presenze a Napoli. Napoli si farà trovare come sempre pronta, reattiva e con una grande voglia di lottare anche superando situazioni di estrema difficoltà. L'abbiamo sempre detto che noi saremo tutti quanti tranquilli e rasserenati quando avremmo rafforzato gli impianti in tutta l'area metropolitana e la regione, altrimenti episodi come quello di questo giorno in 8 anni sono sempre verificati, quindi non è né una novità, né un'emergenza, né un'anomalia. Semmai l'anomalia è che hanno incendiato 100 cassonetti negli ultimi 3 mesi. Questa è un'anomalia. E che è un'anomalia, non spetta a me. Io l'idea ce l'ho e l'ho rappresentata in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Avete ricevuto pressioni? No, mi fermo qua, basta.